Altopiano dei Sette Comuni, Vicenza. Terra di boschi e prati, foreste di abeti e faggi, pascoli e pozze d'alpeggio. Territorio abbondante di risorse con ambienti ricchi di natura, importanti per la conservazione di specie animali e vegetali. Ehi, ci sono anch'io! Io chi? Ma tu chi sei? Sono Aurora, la salamandra. Cosa ci fai qui, Aurora? Questi boschi sono la mia casa. Dalle ultime glaciazioni sulle Alpi, ho sempre vissuto qui tra i muschi, le rocce e le cortecce del sottobosco. Mi ha osservato per la prima volta il maestro Patrizio, oltre 40 anni fa, quando, nel bosco del Dosso, aveva notato una bestiolina nerastra sporca di giallo zolfo. E da allora? Ho iniziato ad essere famosa nel 1982, da quando mi hanno battezzata Salamandra Atra Aurorae e sono entrata nella scena scientifica internazionale. Ma perché sei così importante? Da allora vari scienziati hanno iniziato a studiarmi e hanno scoperto che vivo ed esisto solo qui e in nessun'altra parte del pianeta. Per questo motivo sono particolarmente protetta e dovrebbe esserlo anche il posto in cui vivo. È stato il maestro Patrizio a darti questo bel nome? Purtroppo no, poiché un altro ricercatore è riuscito a classificarmi dandomi il bel nome di sua moglie. Curioso! E il maestro Patrizio? Patrizio studiava e amava tutta la natura, trasmettendo la sua passione agli scolari. Uno dei suoi sogni era creare un museo naturalistico dell'altopiano, e così è stato. Dagli anni 90 esiste il museo, e io sono il suo simbolo. Bello! Così grandi e piccini ti possono conoscere e tutelare. Sì, certo. Però gli umani dovrebbero fare un po' più attenzione. Mi piacerebbe avere una porzione di casa protetta, tutta per me. Un pezzo di bosco dove non si vada più a tagliare gli alberi e si lasci l'ambiente alla sua evoluzione naturale, come già fatto in altri posti. Già, proprio un bel desiderio. Ho sentito che di recente un evento catastrofico ha distrutto molte foreste anche nelle tue zone. Come farai adesso, visto che parte della tua casa è andata distrutta? Bella domanda! Un ciclone del genere non l'avevo mai visto, e neppure così tanti alberi abbattuti. Se gli uomini vorranno salvaguardare me e la mia casa, dovranno intervenire nei periodi invernali più freddi, quando io sono a riposo, inattiva sottoterra e magari, perché no, lasciare qualche bel tronco a terra che marcisca nel lento ciclo dell'evoluzione naturale. Hai ragione, grazie Aurora. Ah, dimenticavo, il mio sogno però rimane avere una piccola porzione di casa protetta.